ti ricordi quando eri giovane tu? Ti ricordi? Manzi è un uomo positivo, è un uomo che non molla mai, quindi è anche un lottatore, un uomo anche scomodo, ma parlava sempre al lato migliore delle persone, anche ai suoi antagonisti, ai suoi nemici, lui parlava cercando di risvegliare il loro lato migliore e quindi poi li portava dalla sua parte, visto che lui lavorava comunque per la verità e per la giustizia. È troppo tardi per loro! No, non è mai troppo tardi. Non è troppo tardi per Ricotta e per nessuno di quei ragazzi. E non è troppo tardi per lei, direttore. Altrimenti perché fa questo mestiere? Io sono qui per caso, ma lei ha scelto di essere qui. Eh sì, io voglio insegnargli la Divina Commedia. E lei cosa vuole insegnargli? Lei vuole condannarli a essere dei criminali che entrano e escono dal carcere. No, avviciniamoci. C'è Alberto Manzi, c'è? Più stretto, Stefano. Stai Esatto. così, poi piano piano, eccola lì, lì. Lei guarda, brava. Quello che più interessava ad Alberto Manzi era formare esseri umani, formare delle persone, dei ragazzi che poi sapessero inserirsi e vivere all'interno di una collettività. Era importante parlare di Non è mai troppo tardi perché è un esempio lampante di quello che la televisione può fare, del servizio pubblico. L'unione tra Rai e Manzi è stata una di quelle alchimie rarissime, no? È molto raro che una istituzione grande, pesante, spesso conservatrice, incontra un uomo invece all'avanguardia, scomodo. Ecco, quando questi incontri avvengono in maniera positiva, producono sempre dei risultati eccezionali.